la Regione ha deciso di ascoltare, usando strumenti e metodi partecipativi, direttamente il personale per capire da dove emergevano eventuali criticità e fare anche delle proposte innovative. Siamo partiti da un esercizio sulle visioni e abbiamo chiesto a tutto il personale di immaginare prima una visione assolutamente catastrofica. Peggioramento dei servizi al cittadino. Organizzazione immobile avulsa dalle esigenze. Inefficacia. Cattiva gestione delle risorse. E poi qual è l'organizzazione ideale? Funzionamento al meglio dei servizi. E alla trasparenza della spesa. Il personale è felice. Meritocrazia concretizzata. Da questo confronto tra i sogni e gli incubi, voi avete identificato una serie di linee guida per costruire i progetti. Il ricalcolo delle funzioni e dei carichi di lavoro. Dal mantello di Arlecchino al Pierrot Lunare. Il cambio di passo. Sulla valorizzazione delle risorse. La semplificazione. La riunione qui per fare qualche cosa, cioè abbiamo un compito. Sono emersi progetti che ricalcano questi ambiti di lavoro: la formazione, lo sviluppo professionale, l'organizzazione, la valutazione merito, come migliorare gli ambienti di lavoro, il rapporto con i cittadini e il territorio. Ogni gruppo elaborava anche una scatola sulla quale veniva rappresentato il progetto. Il nostro sogno è crescere per non morire. I dirigenti si valutano a vicenda. E questo permetterebbe anche di lavorare in remoto. Quindi senza incontrarsi materialmente. Benvenuti al workshop di convergenza. Ci sono stati dei workshop nei quali le idee sono state poi riorganizzate. Da 44 idee progettuali si è arrivati a 7. Voi avete identificato una serie di linee guida. Le caratteristiche dei vostri progetti dovevano basarsi sull'importanza del merito, della responsabilità, della passione, della sinergia. Tutto il risultato di questi, che sono come dire dei mattoni sui quali stiamo costruendo e costruirete l'organizzazione futura, sono qui sparpagliati, pronti per essere messi insieme a della malta e del cemento. Più positivi di così. Grazie. Tutto questo è stato poi messo sul portale Open Toscana per dare la possibilità a tutto il personale di leggere, commentare, arricchire le idee, e sul portale sono state fatte anche diverse osservazioni. È un bel giorno per il lavoratore, vuole crescere a tutte le ore. In ogni luogo tu lo metti, vuole fare tanti progetti. Per la Regione una realtà, tanto piani con la mobilità. Buongiorno a tutti e benvenuti all'incontro di presentazione del percorso La mia Ragione Toscana. Ora passiamo al cuore della giornata, che è la presentazione dei 7 progetti che abbiamo detto sono il risultato di un imbuto di 44 progetti, quindi è il distillato ed è dove l'energia vi ha portato nella riflessione generale sulle priorità per la Regione Toscana. Ancora, andare oltre, approfondire questa logica, in questo modo qui, cioè lavorare insieme, ascoltandosi, perché decidere come migliorare un'organizzazione, l'organizzazione del lavoro dei dipendenti nella solitudine della propria scrivania, non va bene. Io proverei a esserne orgogliosi tutti insieme, sia della nostra Regione, sia dei nostri dipendenti pubblici che in questa regione
ci lavorano. Qualcosa credo si sia fatto tutti insieme. Grazie.